Buona serata, cari amici, ci ritroviamo quest'oggi dopo una decina di giorni circa qui sul mio canale YouTube, nella clip odierna, come si vede anche in maniera abbastanza gradevole dall'immagine, parlerò di cucina, per meglio dire, del percorso giunto, diciamo, a metà. Quindi conclusasi la prima parte, proprio infatti nella giornata odierna, corso formativo presso la locanda del Giullare, dove ovviamente ho potuto in questo periodo iniziale di corso apprendere delle nozioni. Pratica su diverse preparazioni in cucina, la conoscenza sia della brigata che già c'è, che dei ragazzi che come me stanno facendo il corso di formazione, e ovviamente mi sono tolto già delle soddisfazioni con, per esempio, la realizzazione con gli altri ragazzi degli arancini di riso, il primissimo giorno, per esempio, la caponata mista di verdure. Oggi, per esempio, cosa più fresca, nonostante, come ho scritto anche sui social, i tantissimi imprevisti di organizzazione, abbiamo realizzato dei bignè, i famosi profiterol, crema pasticcera e cioccolata fondente extra. Ovviamente l'utilizzo della sac à poche, soprattutto all'inizio, non è di quelle cose naturali, quindi ci vuole la mano, come anche delle altre cose in cucina. Però ciò che mi ha dato maggiore autostima, oltre ovviamente alla conoscenza di Chef Dora Rosaria, Chef Mimmo Verrini, gli educatori Teresa, Stefania, Giorgia, quindi questo dico grazie a tutti loro e per l'impegno che ci sto mettendo. Ovviamente grazie a me stesso e ringrazio chi mi ha potuto permettere questa partecipazione al corso. Dicevo, torno indietro alla giornata di ieri, quando, grazie a Chef Mimmo Verrini, mettendoci quasi nei panni di partecipanti al famoso Kitchen Show MasterChef Italia, praticamente avendo la linea degli ingredienti preparata, il caro Chef Mimmo ci ha detto, attraverso prima una pesca miracolosa, tra virgolette, dei numeri, se a me è andato il numero dell'ultima coppia preparativa, quindi vi spiego dall'inizio. Avevo collaborato con un ragazzo, diciamo, di terra straniera, dal Gambia, che partecipa con noi al corso a togliere il bisso, la cordicina delle cozze. Quindi allora mi sono detto, anche in virtù di mio padre Gianni, che ha lavorato nei ristoranti anche lui e apriva le cozze, perché non preparare, come vedete anche dall'immagine, un buon primo con olio, aglio, pepe, sale, prezzemolo, pomodorini, mezzo mesolino di sugo, zucchine, soprattutto cozze, che ovviamente in aggiunta con acqua di cottura per il sughetto, che ho
sono venuti fuori ben tre piattini. Ovviamente io ho assaggiato il mio piatto e sono rimasto molto molto contento, e anche chi appunto mi ha aiutato mi ha scelto di partecipare a questo corso, diciamo, da ciò che aggiorno e racconto quotidianamente quasi ne rimane soddisfatto del mio impegno attuale. Bene, ora, dopo la lezione di oggi, domani non avremo formazione artistica, perché faccio un grande in bocca al lupo alla compagnia teatrale del Giullare Centro Jobel per l'ennesima replica dello spettacolo Io la rinascita a 6 gradi a Milano. Quindi tra virgolette riposeremo, anche se io in casa quando posso aiuto comunque mia madre nelle preparazioni in cucina. Dicevo che la seconda parte ci vedrà protagonisti in un corso da sommelier a stemio vino, quindi dai primi passi fino all'associazione cibo vino e poi alla festa con conseguimento del diploma del corso. E ovviamente, beh, non nascondo di chissà, sperando nella speranza di essere tra fortunati ad avere un contratto per un certo periodo di tempo, contratto lavorativo alla locanda, però comunque già il corso è una soddisfazione. Poi ho i miei amici al Bar Caffè Corsaro, centro diurno cogestito tra Niandria, l'ospedaletto, quindi che dire. Io vi saluto, faccio una piccola parentesi calcistica, che insomma questi ottavi di finale di ritorno non ci hanno visti tanto bene, speriamo nell'Inter questa sera. E io che sono del Milan sono abbastanza addolorato per la vicenda che si è aperta ieri per quanto riguarda i conti finanziari. Il fondo, chi è? Elliot o Redbeard? Staremo a vedere. Intanto il Milan rischia la penalizzazione in classifica e un'ammenda. Loro fanno questi casini. Ciao!